sono alcune settimane che Luca mi chiede di voler fare questo video. Questo video per fare e spiegare, anzi meglio spiegare, la differenza tra una barca e un gommone. Bene, ho sempre tentennato a fare questo video, ma vi spiego anche perché. Non è facile, non è facile perché potrei ricevere, non dico degli insulti, ma sicuramente gli appassionati della barca troveranno perfetta la barca e gli appassionati del gommone troveranno perfetto il gommone. Dopo ci sono gli integralisti, come in tutte le cose, che diranno che questo è assolutamente una schifezza. Io cercherò in modo sintetico e sbrigativo, senza andare nella terminologia tecnica e senza spiegare i controstampi, i sottovuoti e altre tecnologie che esistono per creare uno e l'altro prodotto, vi spiegherò al meglio quello che secondo me, e ripeto, secondo me potrebbe essere il parametro di scelta per il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze. Per fare questo confronto abbiamo preso due mezzi di circa 5 metri. Infatti qua abbiamo un Lomac 520 e questo è un Ranieri da 5,10 m. Quindi paragonabili sia come budget che come dimensioni. Li ho presi di queste misure, uno perché secondo me è meglio sicuramente confrontare questi tipi di prodotti piuttosto che imbarcazioni gommone da 15 metri che hanno poco senso, ha poco senso il confronto. E l'altra cosa anche perché penso che chi compri un gommone da 10 o 12 metri abbia già le idee ben chiare. Magari invece il mio intento è quello di chiarire o di dare qualche spunto in più di riflessione alle persone che si appropinquano, che si avvicinano alla nautica e sono indecise tra una cosa e l'altra. La prima differenza che si può notare è, bensì abbiamo lo stesso ingombro, quindi 5 metri per 2,30 m, 2,10 m e magari 2,30 m di larghezza, è lo spazio interno utilizzabile. Infatti all'interno di una barca, non essendoci i tubolari che comportano circa 50-55 cm di larghezza, abbiamo la capacità di pozzetto interno più grande, più spaziosa. Perché? Perché non è occupata dai tubolari laterali. Sul gommone invece questo spazio, quindi nella larghezza massima, bisogna tenere conto che abbiamo due tubolari da 1,5 m, non un bordo da 20-25 cm. Di conseguenza, per questioni proprio tecniche, e non c'è altro modo di spiegarle, abbiamo un pozzetto interno, quindi uno spazio interno che è ridotto. Più spazio interno, a parità di misura, meno spazio interno. Allora qualcuno mi può chiedere, e perché mai dovrei acquistare un gommone? Beh, ci sono tanti fattori a vantaggio del gommone. Una delle questioni principali è la portata delle persone. Abbiamo circa il 20-30% di media in più di portata delle persone. Infatti questa imbarcazione, seppur un'ottima portata di 6 persone, il gommone a parità di misura ne ha ben 8. La portata delle persone sopra i natanti è data in fase di certificazione in base alle persone che, poste su un lato, mettono in sbandamento l'imbarcazione o la barca. Di conseguenza, quando fanno i test, non sempre in questo modo, ma prendetela per buona, si vanno a sedere 7 persone, 8 persone tutte su un lato di circa 60-70 kg per vedere lo sbandamento. C'è un certo coefficiente che non deve essere superato per poter superare i test. Sulla barca, gioco forza, non avendo un tubolare d'aria che appoggia sull'acqua, tende a sbandare di più, cosa che il gommone non fa, perché appoggiando questo tubolare noi abbiamo un piano d'appoggio completamente fermo sul pelo dell'acqua. Non è solo un vantaggio di star fermi o non star fermi sull'acqua, è anche una questione di sicurezza. Pensate, lo sbandamento di una barca può sbandare e quindi si avvicina il bordo più vicino all'acqua, quindi estremizzando il tutto potrebbe diventare più rischioso, cosa che con il gommone assolutamente non lo è, proprio perché non va in sbandamento. Parlando di gommoni di ultima generazione, quindi parliamo di gommoni che vanno dopo il 95-98, quelli magari certificati CE, quindi dal 98 in su, hanno una struttura tale all'interno del battello che li rende veramente più complessi nella costruzione. Infatti i produttori di gommoni, si, tra virgolette, giustificano, spiegano il motivo del perché il gommone tendenzialmente su queste misure costa un po' di più dal fatto che all'interno c'è una vera e propria lavorazione uguale a quella di una barca. In più loro devono fare artigianalmente questo tutto quanto il tubolare, quindi utilizzare questa parte qua in modo artigianale e rendere quello che sarebbe altrimenti un piccolo scafetto un vero gommone. Non si può fare una vera distinzione tra mezzo sportivo e non sportivo o comodità, nel senso che la barca è più comoda negli spazi interni,
ma il fatto che il gommone è più leggero e quindi permette di avere una carena diversa sotto, riesce a essere più confortevole sull'impatto dell'onda. Ripeto, come ho detto all'inizio, questo è estremizzando il tutto, perché dopo bisogna prendere le cose fatte bene con quelle fatte male e altri fattori. Ma di norma comunque accade questo: a parità di qualità di due prodotti, a parità di misura, tendenzialmente il gommone riesce a tagliare meglio l'onda, proprio perché il fatto che abbia un tubolare che sostiene la galleggiabilità del mezzo, riescono a fare i produttori di gommone una prua, quindi diciamo la carena davanti, la parte davanti che si infila sull'onda, molto più tagliente. Quindi più tagliente è, meno va a impattare sull'onda. Sulla barca questo non può accadere, per un discorso proprio di mancanza di sostenibilità a livello di galleggiamento sulla parte prodiera, quindi sulla parte davanti. Questo discorso anche a livello di sicurezza non vuol dire che oggettivamente è più giusta una cosa o più sbagliata un'altra o viceversa. È tutto rapportato al tipo di utilizzo che se ne vuol fare, perché altrimenti dico sempre ai miei clienti: per andare ad accompagnare i figli alla mattina a scuola bisognerebbe andarci col carro armato, però il carro armato serve per la guerra, non per portare i figli a scuola. Quindi non è che per forza di cosa bisogna avere il massimo e non più ultra della sicurezza se voglio fare un tipo di navigazione giornaliera per divertirmi con la famiglia. Quindi, come dico spesso a chi mi fa queste domande o ai clienti che incontro una fiera o ai miei stessi clienti, dico: non partiamo dal prodotto, ma partiamo dalle vostre necessità. Se avete la necessità, è una scelta di compromessi, se avete la necessità di far salire a bordo tante persone su un mezzo abbastanza piccolo, tipo 8 persone tra la mia famiglia e i miei amici, non posso che avere una scelta: andare verso un gommone. O altrimenti potrebbe essere che preferisco avere più spazio interno a discapito magari della stabilità da fermo, quindi quando ho completamente la barca ferma all'ancora, di essere completamente fermo. Allora questo magari lo tralascio a vantaggio di avere più spazio all'interno del pozzetto, cosa che allora andrò a scegliere una barca. Ripeto, non ci sono scelte giuste o sbagliate da fare. A seconda degli allestimenti che il cantiere vuole su quel tipo di prodotto, su quella linea, su quel design, si va a creare, come ad esempio ha fatto l'Omac con questo battello 520 OK, un battello con comunque un grande prendisole di prua, lo schienale abbattibile di poppa, di conseguenza uno spazio prendisole molto grande per essere un battello di queste dimensioni, al pari, se vogliamo, quasi a una barca da 5 metri. Un altro quesito che mi viene posto spesso è il fatto dell'usura, la manutenzione, quale è meglio, quale è peggio, quale è più delicato. Anche qui, un discorso di massima è difficile farlo. Se vogliamo proprio estremizzare, e ripeto, estremizzare il tutto, qua abbiamo vetroresina, fine, qua abbiamo vetroresina e anche gomma, quindi tendenzialmente il gommone va curato di più. Questo non vuol dire che si rovina più facilmente, questo vuol dire semplicemente che ha bisogno di attenzioni superiori. Quindi se vado a sbattere contro un muretto di cemento, qua magari vado a rovinare una fiancata, essendo di vetroresina vado a ripristinare, rigelcottare, quindi sostanzialmente vado a ricreare la struttura e con una sfumata di bianco posso portarla quasi all'origine. Diverso per un gommone, dove non è che posso fare una riparazione qua se ho uno squarcio, ma devo rifare parte del tubolare se non addirittura tutto. Questo discorso non vuol dire che per forza dovete andare a sbattere contro i muri, non lo fareste né con la barca né con il nuovo gommone, ma semplicemente per dirvi: se le cose le tenete bene, come sono sicuro che vorrete fare se acquistate un prodotto nuovo o usato, comunque come prima barca magari, sono sicuro che terrete bene sia la gomma che la vetroresina, la terrete pulita, ordinata. Ci sono dei prodotti specifici per la gomma da poter utilizzare. Anche qui non è esattamente gomma, si chiama neoprene Hypalon il materiale, ma poco conta. Il discorso è che è un materiale gommoso, è un materiale molto morbido al tatto, cosa invece diversa per la vetroresina. Anche la vetroresina l'abbiamo comunque dentro il battello. Su entrambe le cose si possono montare e installare tutti gli accessori che si vogliono, a patto che ci stiano sopra la barca da 5 metri. Quindi adesso non abbiamo scoperto la console, ma sostanzialmente è molto simile a questa, quindi posso installare GPS con scandaglio, tutta quanta la strumentazione elettronica, sia su un mezzo che su un altro. Su questo non ci sono veramente differenze. Dopo questo lungo discorso, ma era quasi necessario, e ho cercato veramente di essere stringato nelle parole, nel non sprecarmi in aggettivi, nella descrizione, vi vado a dire che non è importante quindi alla fine quello che io vado a comprare, se è un gommone o una barca. Il consiglio che faccio sempre: la prima cosa che dovete andare a comprare è la cosa che vi piace.
Se sentite che siete in, avete del feeling con il gommone, scegliete un gommone. Se vedete che il feeling invece è verso la barca, scegliete una barca. Questo discorso è veramente soggettivo, non si possono dare indicazioni diverse da quello. In conclusione, vera, finale, non posso dirvi che siamo sempre aperti, l'estate alle porte, vi aspetto sul lago di Garda, nella nostra nautica.